La stampa, la Gazzetta di Mantova, cercherò di intrattenervi 5 minuti, anche se so che insomma l'ospite d'onore è lui. Io volevo iniziare solitamente dalla fine dei discorsi, con i ringraziamenti. Io vorrei che faceste un grandissimo applauso a tutti gli attivisti e ai volontari che stanno lavorando, sono là nelle cucine trafelati, perché quest'anno hanno... agli attivisti che si stanno veramente prodigando per questo fantastico evento. Vorrei ringraziare, perché noi li diamo sempre per scontati, invece scontati non lo sono, i nostri portavoce mantovani, che sono Alberto Zolezzi alla Camera, Luigi Gaetti, che invito a salire sul palco al Senato, Andrea Fiasconaro, che dovrebbe essere anche lui in mezzo al pubblico da qualche parte, in Regione Lombardia, e eccolo qua, sta salendo, e tutti i neoeletti consiglieri comunali di San Giorgio. Poi abbiamo preso un consigliere a Quingentole, due a Suzzara, avevamo Castelgoffredo e mi scappa qualcosa, e Bigarello, abbiamo preso Bigarello e Marmirolo, quindi ecco un grande in bocca al lupo ai nuovi consiglieri. Io sono Marco Scardovelli, scusate non mi sono presentato, sono qua del gruppo di Curtatone, e noi abbiamo fatto adesso l'associazione Curtatone in Movimento, che ci porterà il nucleo fondante che ci porterà alle prossime elezioni comunali del 2015. Noi faccio un brevissimo preambolo, l'ho fatto anche ieri sera, però tanti di voi ieri sera non c'erano, perché purtroppo le condizioni del tempo erano allucinanti ieri, quindi insomma è stata una cosa per pochi intimi. Noi nasciamo storicamente un paio di anni fa come comitato non biogas, infatti sta diventando uno dei nostri storici striscioni che c'è sempre, biogas Curtatone no grazie, è stato l'embrione attorno al quale io, Alberto, Antonio, Luigi e tanti altri qua a Curtatone siamo partiti per lottare contro questa assurda speculazione che ancora sta andando avanti sul territorio di Curtatone e su tutto il territorio mantovano. Alberto è in commissione ambiente alla Camera e sta facendo il diavolo a quattro per poter impedire l'ulteriore proliferare di questi impianti, che sono assolutamente assurdi da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. Sono altamente inquinanti, non starebbero in piedi senza gli incentivi statali, sono veramente una disgrazia. Qua a Curtatone ne hanno impiantati quattro e nessuno li controlla, per stessa missione dell'ARPA non c'è la possibilità di controllare il digestato in uscita, non c'è la possibilità di controllare i fumi che escono dai camini, e quindi insomma è un crimine perfetto, perché tra l'altro non è una mega centrale dislocata in un posto unico, sono 500 centrali solamente in Lombardia che inquinano una zona già tra le più inquinate del mondo come la Val Padana, e inquinano come solo quelle mantovane come due turbogas, quindi insomma è veramente un'assurdità. E oltre a questo, Curtatone ci sta legando mani e piedi con la luce, con l'illuminazione pubblica e con i rifiuti alla TEA, che abbiamo visto in altre realtà, tanti comuni si stanno già, come Rodico, siamo andati a parlare con l'assessore a Rodico, si stanno slegando da TEA, quindi queste multi utility che tutto fagocitano e fanno lievitare i costi delle bollette ai cittadini. Insomma, stiamo lavorando su tantissimi fronti, e cosa abbiamo intenzione di fare? L'anno prossimo andranno a elezioni, oltre al comune di Curtatone, altri due importantissimi comuni, che sono il comune di Mantova, che è il comune capoluogo, e il comune di Viadana, per le ben note vicende che sapete di infiltrazioni ndranghetiste. Il sindaco si è dimesso un mesetto fa. Noi abbiamo intenzione, con i gruppi di Mantova e i gruppi di Viadana, anche perché tantissime tematiche sono comuni, di lavorare per commissioni. Infatti tra brevissimo darò la parola a Rosanna, che è della commissione sociale di Mantova, quindi lavoreremo per tematiche. E poi in modo particolare Curtatone, in linea con uno di quelli che sono i cardini del Movimento 5 Stelle, cioè la democrazia diretta, la democrazia partecipata, faremo una sorta di, dobbiamo ancora studiare come, però faremo una sorta di schede referendarie in cui proporremo ai cittadini di esprimersi direttamente
su quello che vogliono, se vogliono le centrali a biogas, se vogliono legarsi alla TEA, cioè ci dicano loro esattamente cosa vogliono per i prossimi 5 anni di amministrazione. Il nostro programma, per quello che noi ci teniamo tantissimo sempre a dire che i nostri rappresentanti non sono rappresentanti ma sono portavoce, noi saremo solamente i portavoce di quello che sarà il programma che nascerà dalla volontà dei cittadini di Curtatone, né più né meno. Ripeto, la democrazia diretta è uno dei cardini del Movimento 5 Stelle e è un po' più complesso portarlo avanti a livello nazionale, mentre cerchiamo di fare questo grande esperimento a livello locale, cercheremo di farlo al meglio, insomma. Non so se avete visto la lettera di risposta che hanno pubblicato oggi sulla Gazzetta del PD locale. Adesso stanno cercando, come fanno a livello nazionale con Renzi, di mascherarsi dietro nuovi figuri e di mascherare le, possiamo dirlo tranquillamente, porcate che hanno fatto negli ultimi anni, cambiando personaggi ma mantenendo sempre le stesse dinamiche. Quindi anche qua a Curtatone stanno andando avanti con il cambiare verso renziano, mentre noi gli abbiamo risposto che cambiare verso a Curtatone non è più possibile, non ci interessa, perché noi col Movimento 5 Stelle vogliamo completamente cambiare strada. Grazie. Do la parola a Rosanna Panella, commissione sociale del gruppo 5 Stelle di Mantova. Buonasera, sono Rosanna Panella, referente della commissione affari sociali in Movimento 5 Stelle di Mantova, e vorrei illustrarvi un anno a 5 Stelle della nostra commissione. Nel 2015 Mantova e alcuni comuni della provincia saranno soggetti ad elezioni amministrative comunali che apporteranno al territorio un nuovo scenario politico. Il Movimento 5 Stelle Mantova per questa occasione nel settembre dell'anno scorso ha istituito delle commissioni col compito di redigere il programma elettorale per queste amministrative. Le commissioni sono Commissione Sociale, Ambiente, Economia e per ultima, creata a fine maggio di quest'anno, la Commissione Lavoro. Le commissioni hanno il compito di ascoltare le proposte, le proteste, le idee che provengono dal tessuto sociale, dalle associazioni, dai singoli cittadini ed elaborarle in un programma innovativo dove il bene comune è l'obiettivo da raggiungere. La commissione sociale, con cadenza quindicinale, ha due compiti fondamentali. Il primo prevede l'elaborazione del programma elettorale, il secondo comunicare attraverso dibattiti ed incontri con i cittadini le tematiche sviluppate. Il primo punto che abbiamo toccato riguarda le vittime di violenza sessuale domestica. L'11 dicembre 2013 la Commissione ha invitato le associazioni locali su questo tema per conoscere la strada che stanno perseguendo, facendo emergere le problematiche locali e come vengono da loro gestite per contrastare questo fenomeno purtroppo in crescita. Il 23 aprile 2009 è stato riconosciuto il reato di stalking, ossia di condotte reiterate di minacce o molestie. Si inizia con l'ammonimento, seguito dalla sanzione e poi si arriva al carcere. Una cosa vergognosa è che gli uomini che vengano condannati si sentano vittime e all'uscita dal carcere continuino a perseguire nella loro follia, fra virgolette, chi ritengono la causa della loro carcerazione. Dopo un attento e discusso esame sull'argomento, abbiamo creato un evento che si è svolto il 26 gennaio di quest'anno alla Sala Isabella d'Este a Mantova. Oltre ai nostri portavoce locali e nazionali, Alberto Zolezzi, Andrea Fiasconaro e Maria Edera Spadoni, sono state invitate le istituzioni locali per le pari opportunità, quali Elena Magri, Claudia Forini e Roberto Irpo. Questi hanno presentato i tavoli di lavoro regionali e comunali istituiti per contrastare questo devastante e ignobile atto contro le donne. Riteniamo che i problemi sociali non siano un'esclusiva del movimento, ma vi debba essere una sorta di testimone da passare fra chi attualmente lavora i progetti e chi lo potrà fare in futuro. Il secondo tema che abbiamo sviluppato è stata la chiusura della cartiera Burgo. La Commissione ha incontrato le maestranze e la RSU dal 27 ottobre 2013. Dalla Commissione è partita una richiesta per un colloquio a nome del nostro deputato Alberto Zolezzi all'amministratore delegato della Burgo Paolo Mattei. La risposta dell'amministratore delegato è stata negativa, adducendo una mancanza di tempo.
Dopo numerosi interventi, Zolezzi si era offerto di partecipare alla trattativa di acquisto della Progest. Nel corso dell'incontro avvenuto con le presenze sindacali della Burgo il 26 aprile ultimo scorso, abbiamo preso la loro decisione di proseguire da soli nella mediazione. Ora la Burgo ha ormai chiuso i battenti, il presidio è stato smantellato e a tutt'oggi la cartiera non è ancora stata acquisita. Ludopatia e gioco d'azzardo è il terzo tema trattato. La crisi dei nostri giorni e il miraggio di una vincita facile conducono persone fragili al gioco compulsivo e alla dipendenza psicologica. Oltre 1 milione di euro sono stati giocati nel Mantovano nei primi mesi del 2014. A livello nazionale sono 84 miliardi di euro giocati legalmente e almeno 23 miliardi giocati non legalmente. Queste cifre fanno del gioco la terza attività produttiva italiana, mentre con questi soldi si potrebbe dare lavoro a 1,5 milioni di persone e smettere di scommettere. Per divulgare queste informazioni e responsabilizzare i cittadini abbiamo creato un evento che si è svolto a Marmirolo il 26 aprile ultimo scorso ed ha visto la presenza di Luigi Gaeti, Alberto Zolezzi e i consiglieri regionali Paola Macchi e Andrea Fiasconaro. Inoltre sono intervenuti Maura Gola e il dottor Ortiz dell'Associazione Etica, i quali hanno spiegato come il loro lavoro sia stato bruscamente interrotto per la cancellazione da parte della Regione Lombardia dei fondi a loro destinati per svolgere un lavoro locale di assistenza e prevenzione. Abbiamo replicato l'evento a Borgo Virgilio il 7 giugno, dove sono intervenuti anche i membri delle istituzioni locali in rappresentanza del sindaco di Borgo Virgilio Beduschi e dell'attuale giunta. Abbiamo aderito alla forma di protesta attiva organizzata dal Movimento 5 Stelle della Regione Lombardia per salvare i fondi per la scuola pubblica statale che la Giunta Maroni ha destinato in maniera impropria. L'assegnazione è stata la seguente: 30 milioni agli studenti delle scuole paritarie e solo 10 milioni agli studenti delle scuole statali. La partecipazione al ricorso al TAR di Milano è ancora in atto e la stiamo attuando attraverso tutti i comuni della provincia dove all'interno abbiamo consiglieri 5 Stelle e anche in forma privata come cittadini indignati. La nostra officina sta lavorando su vari progetti, uno di questi riguarda i disabili, attraverso la ricerca di una maggiore viabilità per i loro mezzi in alcuni punti critici della città, nonché la realizzazione di un parco giochi e revisione di quelli esistenti con strutture e giochi specifici utilizzabili anche da bambini diversamente abili. Un altro progetto ambizioso è la social housing, con una riformulazione del concetto di abitazione sociale agevolata, dove il comune si farebbe da garante per le categorie disagiate che non riescono ad accedere ad un mutuo o ad avere un'abitazione. Un terzo riguarda una città più accogliente per i giovani. Abbiamo appurato che serate come la Notte Bianca richiamano i ragazzi quasi sempre costretti a spostarsi nelle città limitrofe, le quali offrono maggiori attrattive. Siamo consapevoli che la nostra è una città culturale e anche un po' silente, ma vorremmo portare un po' di verve, di vivacità e di freschezza. Un quarto è l'attuazione di un progetto di domotica per l'assistenza domiciliare agli anziani, un sistema che permetta all'anziano di vivere in casa propria o in microstrutture, assistito all'occorrenza da personale qualificato pronto a intervenire in tempi rapidi. Nel mese di luglio i lavori della Commissione sono stati momentaneamente sospesi per l'organizzazione della festa Mantovani in Movimento, ma riprenderanno a settembre, dove abbiamo già pronto un evento indirizzato ai ragazzi delle scuole medie sul bullismo e sul cyberbullismo, vissuto attraverso i social network. Il problema del bullismo è sottovalutato e ancora poco conosciuto. Fino ad oggi non vi è una normativa vera e propria che lo determini e lo regoli. La questione è di carattere internazionale e ragazzi, ma soprattutto ragazze, arrivano al suicidio dopo un periodo più o meno lungo di veri e propri atti persecutori esercitati da amici o compagni di scuola. A questo evento interverranno membri della Polizia Postale e una psicologa criminologa. Tutto questo e altro ancora farà parte del nostro programma per le amministrative del 2015. Inoltre, sempre in autunno, visiteremo i vari quartieri della città per incontrare i concittadini e chiedere loro cosa vorrebbero per Mantova. Poi i dati raccolti saranno elaborati e inseriti nel nostro programma. Per ora è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Brava, brava! Thank you.
Buonasera, benvenuti. Io sono Gabriele De Stefani, Gazzetta di Mantova. Con noi c'è Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, che tutti conoscete benissimo. Mattia Fantinati, parlamentare, eccolo qua. È in arrivo anche Roberto Fico. Di Maio era sorpreso dall'odore tipicamente mantovano. Fico lo sta onorando il maiale a tavola, è in arrivo. Dunque, facciamo un collage tra le due serate che erano originariamente in programma, quella sul rapporto con i media che doveva essere ieri sera e che è slitta stasera, e quella su un anno di Movimento 5 Stelle in Parlamento. Facciamo in partenza un'operazione di grande abbattimento di pregiudizi, visto che tra la stampa e il Movimento 5 Stelle non sempre c'è... Ecco qua, Fico. Dicevo, è un'operazione di abbattimento di pregiudizi, visto i rapporti che non sempre sono facilissimi. Qui siamo un'isola felice perché insomma i rapporti tra almeno il giornale che rappresento e il Movimento 5 Stelle sono sempre stati positivi, all'insegna che insomma non siamo tutti da processare, né voi siete tutti da buttare via, come spesso si sente dire. Partirei dall'attualità, partirei da Luigi Di Maio e dai temi più freschi, che sono quelli delle riforme istituzionali, che sono ad un momento decisivo. A Di Maio chiedo sul post l'immagine di Renzi Bradipo, perché rallenta a suo dire la risposta ai quesiti che avete posto. Tu, possiamo darsi del tu, giusto? E vieni visto, descritto da chi frequenta gli ambienti romani come l'ala più dialogante del Movimento 5 Stelle. So che è una cosa che non ami, e martedì bisogna andare in piazza, a quanto pare. C'è ancora margine perché il Movimento 5 Stelle scelga una strada diversa, o ormai i piani sono questi? Allora, buonasera a tutti, grazie prima di tutto di essere qui. Complimenti per il coraggio che avete avuto ad organizzare questo evento durante Germania e Argentina, complimenti veramente. E io sono contento di rispondere a questa domanda perché è un po' il tema del momento. Dove sta andando il Movimento 5 Stelle e cosa sta facendo? Cosa ha fatto? Ve lo diremo stasera, ci racconteremo un po' tutti i risultati portati a casa. Molti di voi li conoscono, un anno di opposizione che ha prodotto risultati che per esempio nel caso di Mattia Fantinati hanno guadagnato la prima pagina del Sole 24 Ore, che di certo non è il nostro giornale, per gli aiuti alle imprese, contro le delocalizzazioni, dei risultati che dovevano realizzare i governi degli ultimi 10 anni, invece li ha dovuti realizzare la prima forza d'opposizione di questo paese. Dove stiamo andando? Attualmente abbiamo questo scenario, vi stanno parlando di riforme, stanno parlando i cittadini italiani. Io non so quanto i cittadini italiani ritengano utili queste riforme, e soprattutto se veramente quelli che ne stanno parlando vogliono spiegare ai cittadini italiani cosa stiano facendo. Io, guardando a quello che sta facendo questo governo tra riforma costituzionale del Senato del Titolo V, e riforma elettorale, nonché elezione di giudici alla Corte Costituzionale, io quello che ho capito è che i grandi esclusi sono proprio i cittadini italiani, e vi spiego perché. Attualmente è in cantiere da parte del governo Renzi una legge elettorale che non prevede le preferenze. Abbiamo un Senato in cantiere, Renzi ha un Senato in cantiere che non è elettivo, in cui viene reintrodotta l'immunità parlamentare. C'è una riforma degli strumenti di democrazia diretta che prevedono in alcuni casi anche 5 volte di più le firme, serve raccogliere 5 volte di più le firme per presentare una legge di iniziativa popolare o presentare un referendum. Sono
circa 800.000 le firme che servono per un referendum e 250.000 o 150.000 per una legge di iniziativa popolare. A questo va aggiunto un altro piccolo dettaglio, che la Corte Costituzionale è in essere un accordo tra Berlusconi e Renzi, anche abbastanza alla luce del sole, per il quale vogliono portare come due giudici della Corte Violante e Ghedini, che voi conoscerete bene. Allora, se noi guardiamo questo scenario, vediamo uno scenario allucinante, anche preoccupante, perché il combinato disposto di legge elettorale, Senato non elettivo, quella gente alla Corte Costituzionale e dell'immunità parlamentare fanno sì che ci si avvia tra 2 o 3 anni ad un governo di questo paese in cui c'è uno solo al comando che interferisce con tutti i poteri dello Stato. Questo che cosa significa? Significa quello che è successo durante l'anno del governo Monti. Non ve lo devo dire io quante imprese stanno fallendo per colpa di quelle politiche. Perché? Perché quell'anno il Parlamento non ha funzionato. 55 voti di fiducia dati da forze politiche tutte elette col Porcellum, una legge elettorale che ha fatto sì che si nominassero i peggiori parlamentari della storia di questa Repubblica all'interno del Parlamento. Si dice che le preferenze non siano per forza una cosa buona. Io una sola cosa so, che il Porcellum ha prodotto quella classe politica che ci ha portato in queste condizioni in questo momento, quindi in controtendenza dobbiamo andarci con le preferenze. Allora, se guardo a questo, penso che dobbiamo fare qualcosa per fermare questo genere di disastro. Bene, come? Da una parte facendo quello che abbiamo sempre fatto, l'opposizione. Dopo 20 anni in questo paese c'è un'opposizione che non si è venduta mai i voti che ha preso a nessuna elezione e che non ha mai tradito i cittadini che l'hanno votata, mai. Dall'altro, seconda su 3 delle cose che secondo me vanno fatte, è togliergli gli alibi. Io non voglio più sentirgli dire che loro sono costretti a fare le riforme con Berlusconi, anche perché lo sappiamo che non è così. Quelle riforme, questa idea di riforma, il termine riforma già di per sé è un termine improprio, perché riformare significa trasformare in meglio, qui si sta trasformando in peggio o nella migliore delle ipotesi si sta tornando all'impianto per esempio del Porcellum. Beh, queste riforme il PD le vuole quanto le vuole Berlusconi, perché loro utilizzano l'immunità parlamentare insieme, perché loro utilizzano e hanno sempre utilizzato il Porcellum per portarci le segreterie di partito, ma noi questa volta gli abbiamo tolto un alibi, perché siamo andati da loro e gli abbiamo detto: noi sulla legge elettorale siamo disponibili a discutere con voi ad un tavolo, anche un po' snaturando una parte del nostro modo di operare, ma in streaming, non come il patto del Nazareno che nessuno sa su che cosa si sono accordati, in modo che voi possiate sapere tutto quello che stiamo facendo, tutti i passaggi. Qual è stata la risposta? La risposta è stata da Bradipo. Dopo la prima volta che ci siamo incontrati sono passati 20 giorni e come quelle ragazze che non vogliono uscire con te ma non te lo vogliono dire e devono inventarsi una scusa, sono 20 giorni che inventano scuse per non incontrarci. Perché? Perché non sanno come spiegare ai loro elettori che il patto con Berlusconi non sono obbligati a farlo, ma vogliono farlo, perché da quest'altra parte c'è un'alternativa, c'è un'alternativa. Allora, oggi noi abbiamo lanciato l'ultimatum, oggi ci rispondono nelle prossime 24 ore, ci dicono che cosa vogliono fare, perché noi una proposta chiara gliel'abbiamo fatta, gli abbiamo detto: vogliamo una legge elettorale con le preferenze, vogliamo una legge elettorale in cui c'è scritto che chi è condannato non può andare più in Parlamento. Abbiamo raccolto 350.000 firme su queste in un solo giorno, nel 2007, l'8 settembre. Nella nostra proposta c'è la nostra natura. E ovviamente sul tavolo lasciamo pure qualcosa, gli abbiamo detto: ve la vedete voi e la Corte Costituzionale sulla questione del doppio turno, ma ve lo lasciamo. Qual è stata la risposta? Nulla, perché il problema è che fino ad ora sono stati tutti pretesti. Allora, se nelle prossime 24 ore dimostrano veramente di voler dare un po' di potere ai cittadini italiani, permettendogli di votare con le proprie preferenze, permettendogli di avere una classe politica migliorata, bene. Altrimenti, passate queste 24 ore, ci dovremmo inventare qualche altra cosa per fermare delle riforme che sono delle riforme esclusivamente costruite intorno al cerchio magico dei due partiti. Le dinamiche nei partiti di Forza Italia e del PD noi le conosciamo benissimo ormai. C'è un cerchio magico intorno ai leader che non ha un voto. La Santanchè, Verdini, sta gente qua non hanno un voto.
se andassero a votare con le preferenze non li voterebbe nessuno. E poi ci sono le periferie dei partiti, dove ci sono i signori delle preferenze, quella gente lì, quelli che hanno utilizzato anche in maniera impropria le preferenze, ed è per questo che ci mettiamo dentro una norma che dice che i condannati non possono più entrare in Parlamento. Quella gente le vuole le preferenze, ed è per questo che in questo momento, e mi dispiace, l'ho detto stamattina, il grande assente di questi 20 giorni di silenzio del PD sono stati i media italiani, perché se fossimo stati a parte invertite e noi dovevamo dare una risposta al PD per un appuntamento, ci avrebbero fatto la radiografia. Che cosa significa questo? Se i media trattassero gli altri come trattano noi, noi non vogliamo essere trattati come gli altri, vogliamo che gli altri vengano trattati come veniamo trattati noi, si creerebbe una pressione mediatica e quindi politica sulle forze politiche come il PD, che ci avrebbe portato ad avere una risposta in 2 giorni, non in 20 giorni. In questi 20 giorni tutte le testate, tutti i TG non hanno passato nient'altro che dire il tempo a dire il patto del Nazareno regge. Allora, partiamo dal presupposto che il patto del Nazareno regge tra quei due che l'hanno fatto, ma quei due quanto rappresentano i loro partiti? Io ho i miei dubbi, visto che Berlusconi non fa che rimandare l'assemblea del suo gruppo, perché lo sa benissimo che nel suo gruppo parlamentare si stanno accorgendo che Berlusconi si venderebbe tutto, anche il partito, pur di salvare le sue aziende, e si ribellano perché sanno che la prossima volta non avranno più la poltrona. Dall'altra parte nel PD ci sono le solite lotte di correnti, ma questo non si racconta, perché se si raccontasse questo ai cittadini italiani la cosa più ovvia sarebbe che nell'opinione pubblica nascerebbe un normalissimo dubbio: ma scusate, se qui nessuno è d'accordo, allora probabilmente queste riforme vanno riviste prima di approvarle. E siccome il PD dice che le vuole fare con chi ci sta, e dall'altra parte c'è un partito di Berlusconi sminuzzato che discute di preferenze al suo interno, che discute di senato elettivo perché è un problema di poltrone, una lotta di poltrone, beh, gli elettori del PD comincerebbero a pensare, a dire ai loro rappresentanti: andate dal Movimento 5 Stelle e vedete che cosa vi dice. E mi dispiace perché in questi 20 giorni questo si è voluto evitare, non parlando e non dando peso a questo temporeggiamento. Adesso, domani vedremo qual è la risposta, ma io quello che penso è che il Movimento 5 Stelle, al di là di quale sarà la risposta su questo tavolo, deve andare avanti con la propria idea di paese. Noi alle ultime elezioni europee abbiamo messo insieme il 20% dei voti, e quel 20% fa sì che oggi il Movimento 5 Stelle sia la seconda forza politica del paese e la prima d'opposizione, un'opposizione libera che quei 6 milioni di voti li ha messi insieme senza ricorrere a nessuna lobby, senza ricorrere a nessuna clientela e a nessun gioco con grandi aziende o grandi equilibri anche mafiosi, visto che è stato dimostrato negli ultimi tempi che un partito che è nato nel 94 si reggeva sulla mediazione tra uno vicino alla mafia e uno vicino all'imprenditoria. Beh, noi quei 6 milioni li dobbiamo far crescere sempre di più, spiegando ai cittadini italiani che cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo, distruggendo tutti gli alibi che si sono dati gli altri partiti nei nostri confronti, dicendo che eravamo quelli del no. Io sono andato lì e gli ho detto: noi vogliamo raggiungere un obiettivo, portare una parte della legge elettorale Democratellum che hanno fatto i cittadini italiani all'interno delle leggi del nostro paese, voi siete disposti a farlo? Beh, non ci hanno ancora risposto, e la pressione politica è mancata la pressione mediatica su questo tema in questi giorni. Quando ci risponderanno capiremo se loro, e questo noi lo sappiamo, lo dobbiamo far capire ai loro elettori, se loro si sono inventati semplicemente la frottola che il Movimento 5 Stelle non ci stava, oppure veramente sono disponibili ad abbandonare il loro amico di sempre, Silvio Berlusconi, che in questo momento voterebbe qualsiasi cosa, anche violante la Corte Costituzionale, anche un Senato e una legge elettorale che lo farebbe perdere alle prossime elezioni, pur di salvare le sue aziende. Il Movimento 5 Stelle sta andando in questa direzione, farà opposizione e allo stesso tempo sui singoli temi li tenterà, proverà a portarseli con sé, sapendo che parliamo sempre degli stessi partiti, parliamo di quelli che ci hanno rappresentato negli ultimi 20 anni e hanno distrutto questo paese.
ma se c'è una consapevolezza tra i cittadini e c'è anche un trattamento mediatico onesto sui fatti, da questo punto di vista io credo che porteremo a casa sempre più risultati e dimostreremo ai cittadini italiani quello che dobbiamo ancora dimostrare bene, che non solo siamo una forza politica di opposizione, ma possiamo essere una forza politica che può governare questo paese. Grazie. Aggiungerei una domanda sempre a Di Maio prima di passare ai colleghi. Ha fatto ampio riferimento alla coerenza del Movimento 5 Stelle nella sua esperienza in Parlamento. Detto che è molto generoso da parte vostra fare una serata in cui dite e vi presentiamo i risultati ottenuti, perché è oggettivamente stretto il percorso per un movimento che sta all'opposizione di una maggioranza di larghe intese, cioè portare a casa qualcosa di concreto è oggettivamente difficile. E facciamo grandi ripetuti riferimenti alla coerenza, che è una coerenza immagino soprattutto sulle idee, perché a livello di strategie c'è stata indubbiamente un'evoluzione del Movimento 5 Stelle e pensiamo a Grillo che non voleva incontrare Renzi, spinto dalla base è andato ad incontrarlo. Pensiamo a cosa succede all'indomani del voto alle europee, dove sicuramente esiste l'aspetto che voi spesso sottolineate di Renzi venditore di pentole, no? Come dite, diciamo in maniera più neutra, grande comunicatore, che è però una capacità che di certo non manca nemmeno a Grillo, quella di comunicare. Il risultato delle urne però ha dato una forza notevolissima a Renzi, finendo inevitabilmente per rendere un po' più debole il vostro movimento, che resta indubbiamente fortissimo, perché tale è e questo dicono i numeri. Allora mi chiedo se dal Vaffa Day al noi con io da incontrare Renzi non ci vado, al mandarvi a trattare, e qui torno a quello che non ti piace, all'ala dialogante, non ci sia in realtà una necessità e quindi una voglia anche di portare il movimento anche parzialmente su una strada diversa, della quale tu sei stato preso a un po' a simbolo di una faccia più buona, diciamo, che serve al movimento. Questo secondo te esiste, è vero, lo vedi, e in che misura può rischiare di cambiare un po' la faccia di tutto il movimento? Ma secondo me la faccia al movimento non la cambia, visto e considerato che ci stiamo muovendo nel solco di quello che abbiamo sempre fatto. Cosa è cambiato? È cambiata la prospettiva politica. Il Movimento 5 Stelle ci ha sempre creduto per tutto questo anno che con le elezioni europee li potevamo buttare giù, far creare una crisi di governo e andare alle elezioni. Ci abbiamo sempre creduto e ci dovevamo credere, e il risultato era dimostrato dal fatto che anche con il 41% del PD alla fine c'è stata una crisi di maggioranza, si sono staccati Mineo, Chiti e tutto quello che sta succedendo all'interno, quindi figuriamoci se loro avessero perso le elezioni europee. Non è andata così. Io l'unica cosa che ho capito dalle ultime elezioni europee è che gli analisti e i sondaggisti possono anche starsene a casa, quindi io non mi metterò a fare l'analista e a dire perché non è andata così. Ci sono mille motivi per cui potremmo aver sbagliato o potremmo aver fatto cose giuste. Il fatto sta che c'è un risultato che viene dai cittadini italiani. Ora qual è la prospettiva? Abbiamo di fronte 4 anni di legislatura, speriamo di meno, però attualmente questa è la prospettiva politica. In questi 4 anni cosa faremo? Continueremo ad ottenere risultati come li ha ottenuti il movimento in questo anno, e contemporaneamente su alcuni punti proveremo a discutere a dei tavoli con il governo o con il partito di maggioranza. Prima della legge elettorale c'è stato l'incontro tra i nostri della Commissione Giustizia e il ministro Orlando per proporre la nostra legge sull'anticorruzione e dire la legge anticorruzione facciamola insieme e mettiamoci dei punti importanti come il ripristino del falso in bilancio e così via. Anche lì non c'è stata nessuna risposta da Orlando, disse vi farò sapere, e poi non l'abbiamo sentito parlare più. La stessa cosa su questa cosa della legge elettorale.
la legge elettorale e quello che si sta facendo a questo tavolo sarà comunque ratificato dai cittadini iscritti al portale. Che significa? Che chi ha fatto il Democratellum, chi ha fatto la legge elettorale assistito da docenti universitari e l'ha fatta sul portale del Movimento 5 Stelle, cioè decine di migliaia di cittadini, saranno le persone che, qualora ci sarà a questo tavolo un accordo, ratificheranno quell'accordo, che significa che potranno anche bocciarlo e dire: secondo noi state facendo male, questo non è un punto d'incontro, con questo punto d'incontro non si va avanti, bene, torniamo indietro. Se ci dice sì, bene, abbiamo una legge elettorale migliore di quella precedente. Questo è l'obiettivo. Si è evoluto il movimento, è cambiato un po' nel metodo questo dei tavoli, ma se andate a vedere bene i lavori di commissione, questo i nostri parlamentari in questo anno lo hanno sempre fatto in commissione, parlavano col sottosegretario, cercavano di convincerlo della bontà di alcuni provvedimenti, ed è così che per esempio una persona come Mattia Fantinati ha ottenuto una norma che dice che tutte le aziende che delocalizzano d'ora in poi e prendono soldi dallo Stato devono restituire i soldi che hanno avuto prima di andarsene all'estero. E questa norma non è che l'ha ottenuta Mattia così, la commissione attività produttive, con un lavoro che molto spesso è anche di minacciare un po' di ostruzionismo se non ci facevano ottenere il risultato. Io credo che su questo probabilmente sta venendo fuori adesso la faccia del movimento che si è ignorata in questo anno. In questo anno si è data al Movimento 5 Stelle, principalmente fenomeni mediatici ma anche pregiudizio, il ruolo di opposizione del no. Ma mentre si parlava dell'opposizione del no, sono 100 gli emendamenti approvati del Movimento 5 Stelle in un anno, che spaziano dalla scuola, dalla cultura, fino alla difesa, fino all'aumento del numero del personale delle forze armate. Per concludere su questo fatto dell'ala dialogante, io faccio parte di una delegazione, siamo andati lì, ci siamo seduti e abbiamo detto: noi ci aspettiamo buona volontà da voi, noi ci mettiamo buona volontà noi. Significa che non è che vai lì e dici a quello: tu sei un venditore di pentole, anche se io lo penso, l'ho detto prima in un'intervista, non è un problema di quello che pensiamo, non è cambiato niente di cosa pensiamo di quella gente lì, il problema è che da opposizione non abbiamo i numeri per approvare tutto quello che vorremmo approvare. Se qualcun altro ci sta ad approvare i provvedimenti che provengono dal programma e dalle consultazioni online con i cittadini, noi siamo contenti di poter collaborare punto per punto con le altre forze politiche. Questo lo diciamo da sempre, e quando si dice dal Vaffa al dialogo, io faccio presente che il primo Vaffa Day 8 settembre 2007 era la giornata in cui abbiamo raccolto 350.000 firme su una proposta ben chiara che diceva: ripristino delle preferenze nella legge elettorale, mai più condannati in Parlamento e massimo due mandati, quindi via i politici di professione. Il nostro primo Vaffa è stata una proposta, e il vero Vaffa ce l'hanno detto quelli là che per due legislature non si sono degnati neanche di discutere una proposta di legge di iniziativa popolare che veniva da 350.000 cittadini. Nella nostra genesi c'è la proposta, non la protesta. Grazie. Fantinati, che come diceva Di Maio è componente della Commissione Attività Produttive della Camera. E intanto farei, visto che il tema della serata è l'attività dei 5 Stelle in Parlamento, spiegare meglio questa proposta di legge a cui accennava Di Maio. E in secondo luogo un riferimento più locale, anche se lei non è di queste parti. Questa è una delle province, è una provincia che parte da una base ricca, ma è una delle più colpite dalla crisi, soprattutto industriale. Ha perso sostanzialmente tre dei suoi 5-6 pezzi più importanti in questi anni. Non ci sono casi, o meglio ce n'è stato uno, ma è più datato, che possono rientrare nella fattispecie che lei ha curato nella sua attività parlamentare, nel senso che per lo più non si tratta di delocalizzazioni, ma di settori fondamentalmente che hanno smesso di essere competitivi. La sensazione dall'esterno è che il modello, diciamo, economico che viene proposto dal nostro movimento nelle varie forme, quando si parla di decrescita, di movimenti di questo tipo, sia qualcosa sì di rottura,
e la rottura è qualcosa della quale abbiamo sicuramente bisogno, ma anche qualcosa di molto distante da quello che accade nei paesi che viaggiano maggiormente. Come può reggere, secondo lei? Grazie a tutti. Allora, io sono di Verona, quindi sono abbastanza vicino alle vostre zone, poi io sono nato a Nogara, qui sul confine. Conosco bene la crisi di Mantova, di tutte le province limitrofe. Io mi ricordo di una Mantova 10 anni fa, molto fiorente, una delle prime città italiane a livello industriale. Allora, qual è la politica del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'economia? Ora, parliamo di decrescita, parliamo di tante cose, ma non è una visione bucolica, è una visione industriale. Noi abbiamo fatto copia e incolla di tutte le cose che funzionano all'estero. Io vengo lavorativamente dalla Germania e le cose là sono un pochino diverse, ma non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dice l'ENEA, Ente Nazionale Energia Rinnovabile, lo dice il CNI, Centro Studi Ingegneri, dove dice una cosa molto semplice. L'edilizia, e ve lo dice un ingegnere, quindi io parlo anche un po' contro i miei interessi, l'edilizia di costruzione selvaggia è finita, non si può più andare avanti così. Abbiamo rovinato la pianura padana, da Mestre fino a Torino è un capannone unico. Non si costruisce più niente. Prendiamo questi capannoni, li riqualifichiamo energeticamente e la riqualificazione di tutti gli edifici pubblici porta, e dice l'ENEA, porta da 800.000 a 1 milione fino a 1 milione e 2 di posti di lavoro. Quando noi diciamo no alle grandi opere, non è che noi siamo a prescindere contro le grandi opere. In questo momento le grandi opere non servono. E spieghiamo subito perché, posso fare anche degli esempi. Prendiamo una delle nostre battaglie, la TAV. Con la TAV 8 miliardi doveva costare. Hanno visto che si prendono questi 8 miliardi, vengono dati a 5 multinazionali, dove fanno lavorare 5.000 persone, fanno l'opera e se ne vanno via. Questa non è infrastruttura. L'ENEA dice, bene, prendiamo 8 miliardi, li diamo alla riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, facciamo lavorare circa 150.000 persone, ma per 150.000 lavoratori qualificati, ingegneri, architetti, si riprende l'edilizia, l'edilizia di una riqualificazione, quindi si ha un patrimonio migliore. Questo vuole il Movimento 5 Stelle. C'era un'idea industriale di 20 anni fa, 30 anni fa, che era questa. Si facevano ripartire quelle 4, 5, 10, 20 multinazionali italiane e facendo ripartire quelle si pensava che si doveva far ripartire l'indotto e quindi tutto il resto. Purtroppo hanno visto in tanti che non funziona. Perché? Perché l'Italia non è la Germania. L'Italia è costituita dal 98-99% di piccole e medie imprese, che sono nel Mantovano, sono come nel Veneto, siamo tutti professionisti, piccola e media impresa, artigiani. Quelle sono da fare ripartire. Allora, come? Come? Valorizzando il Made in Italy. Allora, abbiamo visto che si possono far ripartire dal punto di vista energetico. Il secondo punto è valorizzando il Made in Italy. Ora vi racconto che cosa vuol dire valorizzare il Made in Italy, perché tutti si riempiono la bocca di dire no, tutti i partiti dicono noi siamo favorevolissimi a valorizzare il Made in Italy. Quale partito vi dice no, io sono contrario? Ci mancherebbe. Allora è proprio di pochi giorni fa. Io ho depositato una mozione, è stata discussa in aula e tutti si sono riempiti la bocca, il Made in Italy è importantissimo, le esportazioni, eccetera, eccetera. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il governo. Andiamo a guardare un po' il governo. Valorizzare il Made in Italy significa valorizzare la nostra produzione. Il nostro governo è composto da un sottosegretario, da un ministro da senatori che siedono nel governo, che loro hanno delocalizzato.
hanno chiuso qui in Italia, e il ministro Guidi, giusto per non far nomi, con la sua Ducati Energia, ha delocalizzato, ha chiuso qui e ha aperto in Croazia. Quale ministro può avere caro il Made in Italy, la crescita industriale del nostro paese, se è questo l'esempio che dà? Ma attenzione, che poi le parole ve le giocano, cioè ci giocano, ci raccontano tutti che le aziende delocalizzano perché la manodopera in Asia costa meno, perché in Brasile costa molto meno, e danno la colpa ai sindacati che effettivamente gli italiani vogliono le ferie, vogliono un trattamento decoroso, eccetera eccetera, che il nostro costo del lavoro è il più alto d'Europa. Questo è un mito. Dati ICE, Camera di Commercio Estero, quindi non dati 5 Stelle, hanno fatto uno screening, una classifica per vedere dove le aziende delocalizzano. Il primo paese è la Francia, il secondo è la Svizzera e il terzo è l'Austria, dove la manodopera non costa meno, costa più che in Italia il costo del lavoro. Però là c'è la sicurezza di fare impresa, c'è uno Stato che aiuta le imprese, aiuta chi vuole investire nel territorio, c'è una certezza del diritto. Allora, quando si parla agli imprenditori, si dice non delocalizzate, può essere soltanto, io mi auguro che loro non se ne vadano via, però se un imprenditore usa soldi suoi, io non posso farci nulla, sono soldi suoi. Ma se un imprenditore utilizza dei fondi pubblici, vedi Fiat per non dire tutti gli altri, e no signori, quelli sono soldi dei cittadini, io sono felice di dare dei soldi miei perché le aziende facciano lavorare i nostri giovani. Se un'azienda utilizza dei fondi pubblici e va all'estero, quei soldi li deve lasciare sul territorio, lo fanno tutti, lo fa la Germania, lo fa la Svezia, lo fa la Francia, lo fanno tutti. L'unica che non lo faceva era l'Italia, e devo dire, grazie a un emendamento nostro, quindi correggo, non è una proposta di legge ma è una legge dello Stato, che da qualche mese un'azienda che delocalizza usando fondi pubblici, quei soldi li lascia giù perché non sono soldi suoi. Allora, questo significa valorizzare il Made in Italy, la produzione italiana. Anche quando si parla d'Europa, perché noi dobbiamo andare in Europa, e i vari porti del nord Europa sono i porti principali da dove arriva principalmente la merce contraffatta e arriva in Italia. Allora noi dobbiamo andare in Europa, visto che il Made in Italy è il terzo marchio più famoso del mondo dopo la Coca-Cola e la Visa, e dobbiamo dire, signore, ci proteggete la contraffazione dei porti europei. Questo significa andare in Europa come una nazione forte. Quando si parla di infrastrutture, che noi servono le strade, le autostrade, gli aeroporti, vogliono costruire aeroporti dovunque, dove hanno degli scali, dove non passano, dove sono in perdita. La prima infrastruttura che si dovrebbe costruire in Italia è la banda larga, e non è per scaricare velocemente il sito di Beppe Grillo, oppure per scaricare le canzoni oppure i film. Basta guardare come è messo la Lettonia, che è il primo stato europeo per la banda larga, dove va fortissimo, è tutto cablato, è lo stato col maggior numero di start-up pro capite, perché tutte le aziende grandi stanno investendo lì. C'è una burocrazia ridotta all'osso proprio per la banda larga. Allora il Movimento 5 Stelle non pensa a cose bucoliche, pensa a proteggere il territorio, pensa a proteggere il Made in Italy, pensa a investire sulle infrastrutture che possono effettivamente a costo zero e a impatto zero far rilanciare un'economia. Io ero un cervello di quelli che sono andati in Germania. Io
ho fatto tutto, ho fatto il dipendente, ho fatto il professionista, ho fatto l'imprenditore, e quando ero dipendente mi hanno detto devi votare a sinistra perché tu devi stare dalla parte dei sindacati. Quando ho aperto partita IVA ho aperto una piccola società, mi hanno detto no, ora tu che sei imprenditore devi votare a destra. Io dico, forse c'è qualcosa che non va. Per noi invece ci sono gli imprenditori che credono, gli imprenditori onesti, quelli che pagano le tasse, e ci sono gli imprenditori che prendono le aziende, le spolpano finanziariamente per fare la propria finanza creativa. Uno Stato deve aiutare, e questa è una proposta di legge che ho depositato poco fa, deve aiutare un'azienda e un cittadino che non riesce a pagare le tasse perché non ce la fa, ma deve invece punire l'azienda che non paga le tasse perché vuole evadere. Grazie. Allora, con Fico parliamo ovviamente di televisione, essendo lui presidente della commissione di vigilanza RAI, e anche per Fico vale ovviamente la presentazione un po' del lavoro svolto in questo anno, visto che è il tema della serata. Aggiungo però una domanda più di sistema, diciamo, che è rispetto alle possibili riforme della RAI, il tema che circola da una vita senza mai nemmeno avvicinarsi ad essere concretizzato, è quello di ridurre il peso, perché insomma tre reti pubbliche sono forse un po' troppe, si potrebbe pensare di privatizzarne almeno una parte, anche per contrastare situazioni come per esempio il fatto che la RAI da sola ha più del doppio dei dipendenti di Sky e di Mediaset messi insieme, e la distanza qualitativa onestamente non si misura. Quindi volevo chiedere, oltre a un'attività di bilancio, come vede il movimento, la tua posizione rispetto alla possibilità che la RAI possa dimagrire? Una domanda un po' più curiosa, il movimento, e non senza ragione probabilmente, individua sempre i talk show come televisivi come una bella fetta della difficoltà che il dibattito politico raggiunga livelli di maggiore concretezza. Ma la sera che è acceso hai visto Beppe Grillo da Vesp? Buonasera a tutti. Il ringraziamento va a tutti voi che siete qui e a tutti i ragazzi che hanno organizzato questa serata, a tutte le persone che sono in cucina, perché oltre sono stato e siamo stati accolti da un affetto straordinario, ma abbiamo mangiato tutti quanti insieme lì, e devo dire la verità che è una bellissima serata e non va mai dato niente per scontato, perché non è facile organizzare serate di questo tipo e giornate di questo tipo. E grazie anche ai parlamentari che ci avete mandato in Parlamento da qui, perché stanno facendo un lavoro straordinario. Discorso della RAI. Io ormai più di un anno che sono presidente della commissione di vigilanza. Quando parliamo di RAI, e quindi parliamo di servizio radiotelevisivo pubblico, dobbiamo aprire un grande dibattito, che è il dibattito che deve per forza riniziare, ricominciare, per cercare di capire e di comprendere tutti insieme, i cittadini italiani, che cosa vogliamo farne del servizio radiotelevisivo pubblico. Prima di tutto, la RAI oggi non ha più tre canali pubblici che sono quelli che più conosciamo, Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma ne ha circa 14, più uno in HD. Sono moltiplicati perché siamo passati dall'analogico al digitale, e quindi c'è la moltiplicazione dei canali, e quindi il mercato, anche pubblico come quello privato, è totalmente cambiato. Dobbiamo però tutti insieme risponderci a una domanda, e non abbiamo una risposta scontata. La domanda è questa: vogliamo come paese e come Italia un servizio radiotelevisivo pubblico? Non pensiamo a come oggi, in questo momento non ci interessa in questo momento per rispondere a questa domanda, però è da qui che parte tutto, perché se noi vogliamo un servizio radiotelevisivo pubblico nelle mani dei cittadini, allora dobbiamo capire come tenerlo in piedi, come svilupparlo e che tipo di servizio pubblico vuole questo paese. Se invece non lo vogliamo un servizio radiotelevisivo pubblico, il patrimonio che abbiamo di reti televisive allora può essere privatizzato.
e al migliore offerente, con una legge dello Stato, si vende. Io personalmente sono più orientato al fatto che una radiotelevisione pubblica, e questa è la mia opinione, è importante che esista in un paese e che sia nelle mani dei cittadini, perché può essere, in questo caso non lo è, ma può essere, un presidio di democrazia, di crescita culturale, perché questi servizi pubblici come la radio e come la televisione e come la rete che passa attraverso la RAI, una parte della rete, secondo me devono essere anche nelle mani pubbliche, perché se noi creiamo conoscenza, di conseguenza creiamo libertà di scegliere e quindi possiamo tutti quanti insieme avere un percorso culturale anche non solo a sano, perché se noi non conosciamo bene chi detiene i mezzi di informazione, possiamo avere anche il dubbio o l'idea, vedi reti Mediaset, vedi il gruppo Mediaset, di manipolazione dei telegiornali. Pensiamo a Fede, pensiamo a Liguori, pensiamo a quello che abbiamo avuto per questi 20 anni. Quindi non è detto che privatizzando magari la RAI, chi compra la RAI non sia o un secondo Berlusconi o lo stesso Berlusconi. Potrebbe essere Murdoch, potrebbe essere Cairo di La 7, potrebbe essere Sky, però noi garanzia nell'informazione pubblica, se privatizziamo tutto, neanche l'abbiamo. Il grande problema oggi è che noi abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico che non fa servizio pubblico, perché porta acqua al mulino dei partiti o dei potenti di turno. E quando c'era Berlusconi, all'interno dell'azienda pubblica, la nostra, ha messo tutti gli uomini suoi, che sono tuttora dentro, a contratto a tempo indeterminato, con alti stipendi. Poi è venuta la sinistra e ha messo all'interno della radiotelevisione pubblica gli uomini suoi, che si sono in qualche modo accordati con gli uomini di Berlusconi, sempre a contratto in tempo indeterminato e sempre con alti stipendi, altissimi stipendi. E quindi è questa la situazione. Negli anni, negli ultimi 30 anni, è diventata un tale carrozzone che al suo interno ci sono funzionari di partito più che dirigenti di un'azienda pubblica che deve essere libera dal potere. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi in RAI. E in questo momento noi pensiamo, per esempio, che Renzi, come sembra, come lui dice, non gli interessa entrare nel discorso della RAI. Ma questa è una grande bugia, perché ritorniamo all'accordo del patto del Nazareno. E l'accordo del patto del Nazareno, voi sapete che Berlusconi a porta ha detto che io sono un buffone e che mi avrebbe denunciato per alcune dichiarazioni che avevo fatto, che rifaccio qui questa sera, visto che la denuncia non mi è arrivata, la querela non mi è arrivata. E se non mi è arrivata, probabilmente avevo ragione. Renzi ha tagliato all'improvviso, più che tagliare, non ha dato più alla RAI 150 milioni di euro dell'ultima tranche del canone. Il canone che la RAI raccoglie è circa 1 miliardo e 750 milioni di euro. Per coprire le coperture finanziarie del decreto IRPEF, quello degli 80 euro, ha deciso di non versare 150 milioni di euro alla RAI. Allora, questo potrebbe sembrare un taglio dove tu dici ok, riorganizziamo il personale, tagliamo le redazioni, via gli sprechi, via gli stipendi alti, tagliamo una sede, le regioni non vanno bene. Sbagliato. Niente di tutto questo. Si dà il via in una forma velocissima e rapida alla vendita di quote minoritarie di Rai Way. Quanti di voi sanno cos'è Rai Way? Nessuno. Rai Way è una società controllata da Rai, totalmente pubblica, che detiene le antenne che trasmettono il segnale radiotelevisivo del nostro paese.
è un patrimonio, è un asset strategico formidabile, dove si può fare rete libera e gratuita a basso costo, dove si può fare telefonia, il 4G, e quindi su questo c'è un appetito straordinario. Allora che fa il governo? Dice: io taglio 150 milioni di euro alla RAI, e si atteggia come se avesse tagliato i costi del personale, si atteggia come se avesse riformato le sedi regionali, si atteggia come se avesse fatto la riforma della RAI, invece no. Danno il pretesto alla direzione generale della RAI e al consiglio di amministrazione della RAI di vendere il 40%, così dicono, di quote minoritarie di quest'asset strategico del paese, di quotarle in borsa. E chi se le potrà comprare? Chi se le potrà comprare? E magari probabilmente se le potrà comprare la famiglia Berlusconi, per fare unirle alle sue antenne, i towers, ed avere una concentrazione di potere ancora più forte, sua volta magari affittarsi queste antenne. Non è possibile. Oppure se le comprerà, magari non è Berlusconi, perché le cose cambiano, e se le comprerà Cairo, se le comprerà Murdoch. Ma perché il popolo italiano deve svendere quello che ha costruito con i soldi e la fatica e il lavoro dei nonni e dei bisnonni, ovvero le reti dal 1930 in poi, che è l'infrastruttura ultima pubblica che è rimasta totalmente nelle mani pubbliche, e non vogliamo fargli fare la fine come Telecom, che se l'è comprata Telefonica? E allora io delle volte, ma noi delle volte, tutti insieme, ci sembriamo di parlare al vento, perché per me, io ho cercato di fare interviste ovunque, l'ho scritto sui profili Facebook, Twitter, su Montecitorio 5 Stelle, sono andato a Rai 2, a Rai 1, al telegiornale, e ancora qui, giustamente, questa sera, di Rai Way e di questa cosa gravissima, magari nessuno proprio sapeva niente. Ci portano via il patrimonio pubblico costruito da noi negli anni e nessuno sa niente. E sembra che loro hanno tagliato 150 milioni di euro alla Rai. Una bugia, una bugia. E che cosa succede poi? Che sono regali questi, perché quando tu devi fare cassa immediatamente, la RAI entro dicembre 2014 deve fare cassa subito, perché se no si trova uno scoperto di 150 milioni di euro e deve portare i libri in tribunale per legge. E che cosa fa? Che cosa fanno? Mettono sul mercato Rai Way, e quando tu c'hai il fiato sul collo, chi ne guadagna? Mica il venditore, è il compratore, per forza. È un bene che è quasi svenduto, e vendono una quota non di minoranza, il 40-45%, ma di quasi di maggioranza, che è molto diverso. E in commissione su questo punto combatto ogni settimana, e trasversalmente tutti i partiti sono d'accordo. E perché Forza Italia è d'accordo? E perché tutto il PD è d'accordo? E mentono sapendo di mentire costantemente su questa situazione? Perché sono d'accordo, perché non c'è patto che tenga, non c'è tavolo che tenga, sono d'accordo da 20 anni, e se non ci svegliamo, e se non ci svegliamo e non lo capiamo bene, che sono la faccia della stessa medaglia, sono un sistema e noi dobbiamo combattere questo sistema. Ma come lo combattiamo questo sistema? Lo combattiamo costruendo giorno per giorno un altro modello culturale. Non ce n'è altro, non ce n'è altro. Noi dobbiamo costruire un altro modello sulle energie, dobbiamo costruire un altro modello di mobilità, un altro modello di trasporto. Tutto dobbiamo rifare, dobbiamo partire da zero. Pochi giorni fa a Napoli, nella mia città, è caduto un calcinaccio dall'ultimo piano di un palazzo vicino alla Galleria Umberto, al centro di Napoli. È morto un ragazzo di 14 anni, così, passeggiando al centro di Napoli. E qui non c'è una legge che tenga, perché potranno andare in galera i colpevoli, ci sono già le leggi sulle ristrutturazioni, le leggi di qualsiasi tipo. Non è più un problema solo di leggi, è un problema culturale, è un problema di interessarsi al prossimo, è un problema di guardare gli altri in un'altra forma, in un altro modo, è un problema di risentirsi comunità. Se la mia città anche, ma come tutte, non si risentono comunità, incidenti come questo, colpevoli,
che non sono gli incidenti, sono colpevolezze. Ci saranno sempre, perché magari si butteranno i problemi avanti, perché magari non volevi pagare i soldi per rifare il palazzo, magari perché non li avevi e cercavi un escamotage, magari perché accettiamo le raccomandazioni, magari per un sacco di magari. Però questo paese sta morendo con questi magari e questo atteggiamento. Allora dobbiamo cambiare, ma dobbiamo cambiare tutti. E noi stiamo cercando di portare questo cambiamento all'interno del Parlamento, ma deve essere supportato da un cambiamento generale, se no in qualche modo loro vinceranno sempre. La comunicazione, parliamo di comunicazione, la comunicazione è traditrice. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che aveva detto che non avrebbe mai messo la fiducia, come l'aveva detto Letta, e sta alla 14ª fiducia. Non è possibile, abbiamo un Presidente del Consiglio che aveva detto che mai sarebbe andato a fare il Presidente del Consiglio senza passare per le elezioni. È tutto il contrario di tutto. Noi abbiamo i talk show, questa è una delle ultime domande, che i talk show, analizziamo il nome, che cosa significa? È uno show, è uno spettacolo, noi dobbiamo capire ciò che stiamo guardando, è una sorta di varietà. È uno spettacolo che infatti tutti i programmi, questi qua, si chiamano di comunicazione, non si chiamano programmi di informazione per legge e non sono sotto testate giornalistiche. Non sono sotto testate giornalistiche, sono programmi di informazione, di comunicazione. Quindi sono degli spettacoli, degli show. Se noi chiamiamo le cose per quello che sono, magari riusciamo a difenderci in modo migliore. Quindi se noi vediamo Vespa, vediamo Ballarò, vediamo La Gabbia, qualsiasi di questi programmi, sono degli spettacoli, non si fa informazione, è un concetto molto diverso. Noi per far... che cosa è successo? Quando c'è stata la corsa allo share, all'audience, a far vedere a più gente possibile, a più persone possibile, che a loro volta diventassero consumatori, i talk show e qualsiasi altro esempio di questo genere, si è fatti una corsa a spettacolizzare l'informazione, a far diventare spettacolo una persona che faceva politica, e quindi devi essere molto più furbo, molto più intelligente, devi vestire bene, e quindi è tutt'altro rispetto al contenuto, e noi ci beviamo tutto il resto tranne quello che davvero accade. Cioè nel Parlamento è una sorta di metafisica, è un luogo che a volte, cioè io stando dentro, mi chiedo a cosa serva. A me sembra spesso che le decisioni non siano prese là. Io ascolto i telegiornali e viene raccontato il contrario di quello che sta accadendo all'interno. E mi sembra sempre che non abbiamo protezione, non ci riusciamo. Ed è per questo che con la rete si è avviato un processo diverso. Perché le fonti eravamo tutti noi e i fruitori di queste fonti eravamo tutti noi. E abbiamo creato un altro tipo di mercato dell'informazione. E con questo mercato dell'informazione diverso abbiamo imparato a difenderci e in qualche modo a contrattaccare. Così è nato il primo V-Day, così è nato il secondo V-Day. Nessuno ha portato le persone in quella piazza a Bologna, in quella piazza a Torino, nessuno. Non le hanno portate i sindacati per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, non le hanno portati i partiti, non le hanno portati le televisioni che non hanno dato mai la notizia. Per la prima volta un nuovo livello informativo e quindi di conoscenza si muoveva nel paese e noi lo sapevamo sfruttare e l'abbiamo sfruttato. Volevo chiudere con altri due elementi. Primo elemento è il canone, famoso canone. Se noi vogliamo una televisione e una radiotelevisione pubblica, dobbiamo per forza finanziarla noi, se la vogliamo pubblica. Non c'è altro modo e secondo me non c'è neanche il modo di finanziarla tramite fiscalità generale dello Stato, bilancio dello Stato, perché questo non rende la garanzia di indipendenza, perché quando vuole poi il governo ti chiude il rubinetto e ciao, e quindi ti fa sottostare a un ricatto. Se il canone così
come è strutturato non va bene, perché comunque è una legge vecchia. Dobbiamo assolutamente, se vogliamo sempre se rispondiamo sì alla prima domanda, che vogliamo il servizio radiotelevisivo pubblico, dobbiamo finanziarci tutti il canone e la televisione pubblica, riducendo i 113 euro, ma si possono ridurre di molto, e avere un'efficienza maggiore e far sì che le persone con vari disagi di qualsiasi tipo non paghino il canone. E questo è uno spunto di riflessione che vi do. Secondo punto, e chiudo, vi dico che è un momento molto difficile, perché la riforma che stanno facendo la riforma costituzionale, lo dico senza giri di parole, è una riforma eversiva che mira ad applicare il progetto della P2 che va avanti da 20 anni in questo paese. Niente di più, niente di meno. Niente più il Senato, niente più Senato, ma nel Senato ci mettiamo una parte di persone dei consigli regionali e di quei presidenti di regione o dei presidenti delle false province, perché non le hanno abolite, vanno in Parlamento e possono votare i giudici della Corte Costituzionale e possono votare il Presidente della Repubblica, così con un peso di scambio incredibile. Il regolamento della Camera dei Deputati lo vogliono cambiare, modificare, per far sì che le opposizioni siano senza possibilità di parola, tempi contingentati, raddoppiano, triplicano, quadruplicano il numero delle firme per le leggi di iniziativa popolare, per i referendum. Stiamo trovando in una situazione terribile, terribile. Però io credo che il paese, quando ha questi shock, è con una base che ormai da anni, una base culturale, non una base solo di persone, che stiamo creando tutti quanti insieme, possiamo riuscire a farcela, perché io sento che le persone poi alla fine non vogliono questa bruttezza, questa disonestà, questo modo di fare. Sono molto più belle, siamo tutti molto più belli di come anche questa politica ci vuole fare apparire. E se ci riappropriamo di questa bellezza, ci riappropriamo anche delle istituzioni italiane, ed è per questa la strada che dobbiamo percorrere. Una breve comunicazione di servizio, là ci sono dei lampi che stanno venendo avanti, quindi nel momento in cui dovessero scendere le prime gocce non scappate, perché siamo, grazie ai nostri potenti mezzi tecnologici, il nostro capo elettricista ha già messo sotto il tendone del ristorante tutto l'impianto, tutto il service, quindi siamo in grado in 5 minuti di riprendere tranquillamente il dibattito, perché poi insomma è interessante, come abbiamo pubblicizzato, anche le domande del pubblico, dipende dal dibattito in tempo reale, a 20 metri da qua, grazie. Sì, gli ultimi interventi previsti mi parlavano, se ho capito bene, soprattutto di saluti da parte di rappresentanti locali, quindi di... Sì. Vi conoscono? No, però una domanda ve la volevo fare. A livello locale, prima due attivisti hanno parlato del 2015, visto che si voterà sia qui a Curtatone che nel capoluogo, che è ovviamente la situazione che attira maggiori attenzioni. E prima se ne parlava in un'intervista a margine, e il Movimento 5 Stelle è evidentemente un po' la mina vagante rispetto al voto, mi riferisco soprattutto al capoluogo. E per noi giornalisti cerchiamo tutti i giorni di sapere chi candiderete, ci spiegate che avete procedure diverse dagli altri e che è un po' presto. Tra i nomi che girano ce ne sono alcuni piuttosto in vista che non sono però militanti in senso stretto, non sono iscritti al vostro portale. Esistono preclusioni? Possiamo immaginare che da qui a 6-7 mesi scopriremo che il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle non è qui, non ha la maglietta arancione, non è nemmeno iscritto al portale, ma è semplicemente, più generalmente, in linea con il vostro movimento? Noi quello che stiamo cercando di fare è di costruire una grande squadra. Abbiamo già molte persone, molti attivisti, molte persone che le conosciamo da tempo, abbiamo visto già da un paio d'anni, abbiamo creato queste commissioni, stiamo lavorando sul territorio, stiamo capendo le esigenze. E a questo punto, quando avremo primo stabilito la squadra, sarà la squadra dei Mantovani che decideranno. Io non sono di Mantova, quindi io non parteciperò a quel tipo di votazioni, per cui sono qui di Curtatone, abito a 150 metri da qui,
e per cui il gruppo di Mantova si valuterà in base al gruppo, in base alle esigenze, in base a quello che riterrà opportuno candidare. Noi del resto abbiamo anche delle regole piuttosto precise, nel senso che il candidato deve essere ovviamente del Comune di Mantova, deve essere iscritto al portale nazionale, quindi saranno seguite tutte le regole che si sono autorizzate. Però ecco, il nome sarà il frutto di un percorso che è già parzialmente incominciato, ma prima sul programmi, sui problemi della gente e poi sulle persone, e poi alla fine l'ultimo passaggio sarà la valutazione del sindaco. Per cui a me fa molto piacere che si giochi un po' questo totto sindaco, anche perché questo mette un po' di pepe anche fra gli attivisti, cose di questo tipo, di ma come, ma lui, ma qui, ma là. Però insomma io lo considero, anche sulla Gazzetta dell'altro giorno, lo considero semplicemente un gioco. Se mi posso permettere, io volevo aggiungere una cosa. Questa, secondo me, il punto focale di quello che sarà il lavoro a Mantova, ma come in tutti gli altri paesi, sarà il programma. Quindi noi dobbiamo da adesso, ma in realtà il lavoro, come è stato spiegato prima, va avanti da tempo, concentrarci sul programma, sui punti, sui temi, Valdaro, il polo chimico, il turismo, come rilanciare la città l'anno da sé con le nostre regole. Quindi secondo me dobbiamo concentrarci su questo. Poi a tempo debito si faranno anche questo tipo di ragionamenti, che però adesso possono essere prematuri, perché il punto focale comunque sono le idee e il programma, come è sempre stato. Se ci sono domande dal pubblico, non so come funzioni, se qualcuno scende col microfono o se proviamo a voce. Buonasera, mi chiamo Silvia Pagliardini, sono attivista di Mantova e sono una delle promotrici della commissione lavoro nata da poco tempo. Tempo fa a Fantinati, a Cominardi, alla Catalfo e a Tripiedi ho fatto delle domande, non ho ricevuto risposta, probabilmente siete molto impegnati, ho fatto delle domande che hanno a che vedere con la strategia politica del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il lavoro. Noi riteniamo che il lavoro debba essere sì sostenuto dalle imprese, e quindi dobbiamo sostenere gli imprenditori. Riteniamo però che negli ultimi 20 anni i diritti dei lavoratori sono stati smantellati, continuano ad esserlo, e non ho capito il Movimento 5 Stelle da che parte sta andando, ovvero sia fino a che punto pensa di il Movimento 5 Stelle e le persone che si occupano appunto di lavoro, io sto parlando di lavoro salariato, fino a che punto pensa di difendere i lavoratori incentivando le politiche lavorative attraverso gli imprenditori, che d'accordo devono essere difesi, devono essere riportati in condizioni di lavorare, ma i diritti dei lavoratori che abbiamo perso negli anni e che continueremo a perdere, chi li difende? Ovvero sia, non è detto che difendere le politiche dell'imprenditoria sia la stessa cosa che difendere le politiche dei lavoratori salariati. Quindi rivolgo qui pubblicamente quello che appunto io ho già chiesto e non ho ottenuto risposta: dove sta andando il Movimento 5 Stelle per difendere, ripristinare e come dire, riportare in auge quelli che sono i diritti dei lavoratori dipendenti, posto che non sono dei privilegi ma sono dei diritti che hanno a che vedere con, che hanno a che vedere comunque con l'etica sociale. Grazie. Beh, mi spiace di non averti dato risposta, provvedo subito a ricercare la tua mail oppure il tuo messaggio. Sicuramente è un tema importantissimo. Noi non si dice che noi
tuteliamo gli imprenditori e così facendo tuteliamo anche i lavoratori. Noi si dice, noi defiscalizziamo le imprese che per aumentare il lavoro, così aumentando il lavoro si generano altri posti di lavoro. Detto questo, una riflessione su come sono stati calpestati i diritti dei lavoratori degli ultimi anni è sicuramente importantissima. Io ti dico, non solo dei lavoratori di stipendio, ma io proprio venendo anche dalla libera professione, io vedo tantissimi esempi di contratti a tempo determinato, di contratti di partita IVA che sono di fatto dei lavoratori dipendenti con 12 fatture di 800 euro al mese, soprattutto alle donne, perché dopo così facendo, se per caso rimangono incinte, poi possono cacciarle via, eccetera, eccetera. Io queste posizioni qua, io come Movimento 5 Stelle, le ha sempre difese e le ha sempre riconosciute prioritarie, anche spingendosi con proposte di legge cioè proprio per sostenere il diritto del lavoratore che ultimamente con la crisi ha perso questo suo diritto. Perché? Con la scusa appunto che c'è una crisi forte, ci sono molte persone a casa. Trovare una persona che fa quel tipo di lavoro a un euro in meno si trova sempre. Quindi l'imprenditore in questo caso ha il coltello dalla parte del manico. Per esempio, giusto per farti un esempio, Obama ha messo lo stipendio salariale minimo garantito, perché effettivamente il lavoro, come dice lei, deve dare una certa dignità. È chiaro che se io sono disoccupato e sono la canna del gas, sono disposto a fare qualsiasi lavoro per qualsiasi prezzo, però non è giusto verso per chi quel lavoro ce l'ha a tempo indeterminato, perché il lavoro deve essere sinonimo di dignità. Quindi noi sicuramente da quel punto di vista è una posizione che noi vogliamo difendere, perché sappiamo che anche a livello sindacale, soprattutto i sindacati politicizzati, dove i ruoli al top erano delle manifestazioni politiche, non hanno mai tutelato il lavoratore. Basta guardare che noi abbiamo i sindacati più forti del mondo, pure d'Europa, ma abbiamo anche i lavoratori dipendenti meno pagati d'Europa, quindi c'è qualcosa che non va. Detto questo, faccio anche un altro esempio con una proposta di legge che stiamo discutendo ormai da un anno in commissione, che magari va anche verso questo punto di vista, che sono definire un numero minimo di chiusure degli esercizi commerciali. Perché questo? Con la liberalizzazione abbiamo visto che lo dice Confesercenti, che liberalizzando, aprendo in modo selvaggio tutti gli esercizi commerciali, sono successi due fattori. Il primo, una grandissima proliferazione di centri commerciali che ha portato via un sacco di negozi nei vari centri storici. Il secondo, la costruzione di questi centri commerciali e far aprire in modo libero qualsiasi giorno della settimana non ha portato né a un aumento di assunzione né ad un aumento di fatturato, ma a un grandissimo sfruttamento del lavoratore che si trova a dover sostenere degli orari infattibili e insostenibili. Questa proposta di legge l'abbiamo portata avanti, è arrivata in aula proprio per tutelare anche queste forme di lavoro, ma è stata bocciata ed è stata riportata in commissione. Noi abbiamo puntato in piedi, tra un mese ritornerà in aula. I partiti, soprattutto il PD e Monti, che avevano aperto la liberalizzazione selvaggia, chiaramente non sono molto contenti. Noi continueremo a dare battaglia. Grazie. Qualora ci fossero altre domande, magari se riusciamo a raccoglierle tutte assieme, così poi riusciamo a dare le risposte assieme in maniera più sintetica.
Ciao a tutti. Io sono un imprenditore di Mantova e come vedete nel Movimento 5 Stelle ci siamo tutti. Spesso il governo ha messo in contrapposizione, facendo far battaglia, i dipendenti con gli imprenditori. Da me lavorano una quarantina di persone, 40 famiglie. 40 famiglie che di notte e di giorno lottano per cercare di sopravvivere. Mi rendo conto benissimo che spesso i lavoratori devono vivere con dei stipendi da fame. E d'altra parte dovete rendervi conto anche tutti voi che ci sono le aziende che chiudono. Ora fra queste due battaglie l'unico che ci guadagna è lo Stato. Lo Stato sta in silenzio, aspetta che gli imprenditori e i dipendenti facciano battaglia. E poi cosa succede? Succede che ci sono dipendenti e disoccupati che si suicidano e ci sono imprenditori che senza lavoro devono chiudere l'azienda e si sparano. Questa è la realtà del mercato, la realtà italiana. Voglio parlare un attimo delle piccole imprese, una situazione che probabilmente Fantinato conoscerà, ma molti di voi non conoscono. Lo sapete che negli Stati Uniti e anche in Inghilterra la piccola impresa è salvaguardata. Esiste un organismo che protegge la piccola impresa e ogni legge che il Parlamento americano promuove che è contro la piccola impresa, questo organismo ha il potere di bloccarla. Questo perché la piccola impresa viene considerata un bambino che cresce. Solo crescente può immettersi sul mercato e creare questo mercato di concorrenza perfetta che può agevolare il consumatore. Purtroppo in Italia non è così. In Italia assistiamo ad alcune grosse aziende che fanno cartello e si dividono il mercato, schiacciando la piccola impresa, impedendola di crescere. Oppure un'altra impresa può scegliere un'altra strada. Allearsi con un partito politico e cresce, e grazie a questo può crescere. Abbiamo diversi esempi di questo. Ecco quindi che continua il governo a far battagliare i dipendenti con gli imprenditori. Se sì. Può arrivare alla domanda solo per... No, soltanto, era soltanto considerazione che volevo fare, soltanto considerazione. Sì, sono d'accordo. Ecco, io dico soltanto, guardate le piccole imprese, perché soltanto facendo crescere l'impresa ci saranno nuove aziende che andranno sul mercato creando la concorrenza. Grazie. Ci sono altri che vogliono fare domande insieme al signore in prima fila, così le raccogliamo tutte assieme. Allora, buonasera. Se abbiamo la domanda... Sì, prego. Sono Non Far Male Federica, faccio parte della Commissione Ambiente di Mantova e stiamo seguendo le problematiche ambientali. Molto spesso, anche parlandone con le persone comuni, la problematica ambientale è vista come un settore a parte che non ha nulla a che vedere col lavoro. Questo comunque chi studia questo genere di argomenti sa che ambiente e lavoro sono strettamente correlati. Purtroppo è un luogo comune che non lo siano. E abbiamo affrontato il problema della cartiera Burgo, il problema del petrolchimico e purtroppo in ognuno di questi casi c'è il problema ambientale che è molto forte, ma c'è anche il problema di riuscire a compensare quello che sono le perdite in termini di posti di lavoro, insomma. Siccome io personalmente, come tutto il nostro gruppo, crede fermamente che l'unico modo per risollevare l'economia sia puntare sulle risorse rinnovabili come posti di lavoro, perché questa è l'unica possibilità di risollevarla, insomma, anche in termini economici. Vorrei chiedere a voi, che siete all'interno appunto della Camera dei Deputati, insomma, quanto tempo secondo voi questa idea riuscirà a prendere piede per poter dare nuovi posti di lavoro. Prego. Aspettiamo e mettiamo insieme tutte le domande. Ecco. Sì. Allora, io volevo fare una domanda a Luigi Di Maio. Allora, sicuramente non so la prima perché sui giornali se ne sono dette tante. Sugli stipendi dei parlamentari,
Allora, lei da quanto risulta riceve uno stipendio di 10.000 euro divisi in 2.500 euro di stipendio normale più i 7.000 euro di rimborsi spese, quindi l'articolo 69 della Costituzione dice rimborsi spese prevedono le spese di trasporto e le spese di viaggio e anche le spese telefoniche. Quindi mi dice che praticamente prende più nei rimborsi spesa, che sono molte volte più coperture, che nello stipendio normale. E se si può ne faccio un'altra. Allora, lei ha dichiarato che ha rinunciato all'indennità in Italia, dicendo che a fine mandato ovviamente lei non avrà nessuna indennità, mentre in Europa invece si dice appunto che nessuno di voi ha rinunciato all'indennità. È vera questa cosa? Altre domande? Così poi le mettiamo tutte in fila. Ciao, sono un attivista di Casalmaggiore in provincia di Cremona e volevo chiedere, punzecchiare un attimo, perché io ho ancora il magone per l'esito elettorale, in particolare su quel 40%, dobbiamo considerarlo come vittime del sistema o anche come complici? Perché insomma è un sistema, è interessante pensare, e se sono vittime fare un po' di autocritica. Io sono un attivista, vorrei sapere dove abbiamo sbagliato, cioè voi avete fatto il vostro lavoro, siete stati bravissimi, ma noi attivisti cosa ci consigliate? Dobbiamo cambiare? C'è qualcosa da modificare? Quindi un suggerimento per noi che siamo la vostra base. Grazie. Buonasera, io mi chiamo Cristian Ruggi, volevo fare soltanto un ringraziamento al portavoce Fico per aver pronunciato tre semplicissime parole: cambio culturale e comunità, perché ultimamente queste tre parole le ho sentite poco pronunciare. Grazie. Allora, mettiamo in fila, ce n'è un'ultima. E lasciamo spazio all'ultima domanda della serata. Niente comizi, una domanda secca. I nostri contratti nazionali di lavoro prevedono fino a 2 mesi di straordinario all'anno. In altri paesi europei lo straordinario è considerato contro l'interesse dei lavoratori perché toglie lavoro ad altri senza lavoro e un costo per la società, in quanto questi senza lavoro vanno poi tutelati. Ecco, volevo sapere se questi aspetti di revisione, questo è uno solo degli esempi, di carattere più generale all'interno dei contratti di lavoro rientrano tra le ipotesi previste nelle nuove proposte di legge relative al lavoro. Grazie. Marco Benedetti. Dunque, io direi, allora Zoletti sulla prima domanda, l'ambiente del lavoro. Allora, velocemente vi faccio riflettere su una delle tante differenze che c'è fra noi e gli altri parlamentari degli altri schieramenti. Io sono Alberto Zoletti, sono alla Camera, Commissione Ambiente per il Movimento 5 Stelle e anche in Commissione Ecomafie, che doveva partire già un anno e mezzo fa, ma ufficialmente è partita il 3 di luglio di quest'anno, ma il PD non si è presentato, perché? Per motivi di poltrone probabilmente. Noi adesso per esempio siamo stati noi a proporre il passaggio tra il 55 e il 65% della defiscalizzazione degli edifici. Oggi il Presidente della Commissione Ambiente, che a suo tempo, 15 maggio 2013, cercò di spingere indietro, no, non va bene, non è possibile, non... oggi ha fatto un'intervista, ha detto sì, in effetti sembravano 227.000 posti, ma in realtà sono stati 340.000 posti di lavoro grazie a questo incentivo, che insomma è vero, i primi a suggerirlo siete stati voi. Quindi queste idee le abbiamo e cerchiamo di metterle in campo. La differenza è che noi quello che cerchiamo di fare in Parlamento poi lo potrà essere fatto e dovrà essere fatto anche a livello locale. Ieri sera abbiamo parlato un po' di ambiente, di nubi tossiche, abbiamo detto che ogni comune può anche chiedere investimenti da parte di società esterne, le società di servizi e di risparmio energetico, ma non come hanno fatto 5 anni fa nelle campagne elettorali. Quindi c'è la rete, noi facciamo delle proposte a Roma, poi a livello locale i nostri amministratori cercheranno
fino all'ultimo, con tutti gli sforzi possibili, di far passare queste stesse proposte a livello locale. Provincia di Mantova, ieri vi ho fatto un calcolo molto empirico, sono circa 1200 posti di lavoro solo per riqualificare i principali palazzi dell'amministrazione pubblica. Quindi a Roma noi l'attenzione ce l'abbiamo, abbiamo visto ieri energie alternative 6 volte più occupate rispetto alle fonti fossili, anche la stessa raffineria di Mantova che sta chiudendo, però facendo energia in maniera alternativa diamo più occupazione e tuteliamo l'ambiente. Noi l'idea ce l'abbiamo, però vi stimolo io a livello locale, Curtatone, Mantua, chi andrà a elezioni a breve, ma anche gli altri, insomma, sono cose che possono essere applicate, e anche se non si è dentro si spinge, si fa le raccolte firme, perché è un furto. Sapete che ho fatto l'esempio ieri, Marcegaglia, un impianto di pannelli solari, tarocchi chiamiamoli così, hanno preso 10 milioni di euro senza dare un solo posto di lavoro, perché sapevano già che non funzionava quel modello di pannello solare. Poi adesso è diventata presidente dell'ENI, ENI, ENEL, queste cose, per cui l'attenzione è grande, noi le facciamo, le portiamo lì, gli altri dicono, magari vanno a eventi come questo a dire sì, faremo, poi però quando sono lì fanno cose totalmente diverse, hanno questi circoli attivi dove le persone giocano a briscolo, dove parlano di politica, magari dicono anche delle belle cose, poi a Roma i parlamentari fanno tutto all'opposto di quello che si dice, quello che la loro base vorrebbe fare. Noi stiamo cercando di essere coerenti. Grazie. Allora, per le ultime tre domande in sintesi, Di Maio, quella su cui è stato sollecitato sull'indennità, poi tu. No, la comunicazione di servizio, c'è un cane che sta impazzendo all'interno di una Hyundai Santa Fe targata DD798VE, va liberato immediatamente, altrimenti hanno detto che intervengono i carabinieri. Hyundai Santa Fe, c'è un cane, liberatelo, grazie. Sì, sulla questione delle indennità, per fare un po' di ordine, uno stipendio di un parlamentare si divide in indennità aggiuntiva, diaria, rimborsi spese per esercizio del mandato e spese di rappresentanza. Questo è il caso per esempio mio di Roberto Fico, in cui noi percepiamo, dovremmo percepire un doppio stipendio con doppi rimborsi. Allora, come funziona il Movimento 5 Stelle? Tutti i parlamentari, al di là che ricoprano o meno cariche istituzionali, guadagnano gli stessi soldi, che sono 5.000 euro lordi, che a seconda del reddito sono 2.500-3.000 euro netti. Cosa fanno? Rinunciano all'indennità aggiuntiva. Io e Roberto abbiamo rinunciato all'indennità aggiuntiva, che erano altri circa 2.000 euro aggiuntivi, a quello che era già l'indennità da deputato, che dovrebbe essere 10.000 euro lordi, che noi ci dimezziamo. Rinunciamo alle spese di rappresentanza, che sono i rimborsi spese della carica istituzionale. Inutile dirvi che non utilizziamo le auto blu, i telepass in dotazione illimitati, tutta questa roba qui che non utilizziamo. In più, i rimborsi spese, che si dividono in diaria e spese esercizio del mandato, per intenderci, le spese esercizio del mandato sono quelle con le quali noi ci muoviamo sul territorio nazionale quando abbiamo appuntamenti relativi al nostro mandato. Le diarie sono quelle per le spese a Roma. Quelle ve le rendicontiamo tutte e quello che avanza si restituisce. Ciò significa che non c'è un introito di rimborsi fisso, come invece tutti gli altri parlamentari degli altri partiti che prendono un forfettario. Noi vi rendicontiamo le spese che facciamo, tutto quello che avanza lo restituiamo. In un anno sul fondo dove noi mettiamo i nostri soldi, che è il fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, ci sono 10 milioni di euro degli stipendi restituiti dal Movimento 5 Stelle. E nostro, di quello che guadagniamo netto, sono tra i 2.500 e 3.000 euro al mese, nulla di più. La trasparenza, la rendicontazione, tutto quello che vedete sul sito tirendiconto.it, lì trovate, oltre a quello che prendiamo, anche tutto quello che spendiamo. Questa è una cosa che noi abbiamo già proposto all'inizio del mandato per tutti i parlamentari, ma ovviamente PD e Forza Italia fanno orecchie da mercante. Potevamo venire qui a dirvi che la cosa più comoda del mondo fosse aspettare che si facesse la legge perché poi noi ci riducessimo lo stipendio, ma non è così.
noi prima delle leggi vogliamo dare il buon esempio, quindi oggi avete un sito dove sapete tutti i fatti nostri e sapete benissimo che avete dei parlamentari che si dimezzano lo stipendio e guadagnano tutti insieme. Io e Roberto, da cariche istituzionali, guadagniamo la metà dell'ultimo parlamentare semplice del PD o di Forza Italia. Questo è quello che abbiamo portato avanti. E infine, per quanto riguarda l'Europa, in Unione Europea i nostri parlamentari, siccome il Parlamento Europeo sono molto più seri, tutti i rimborsi vengono rendicontati, tutte le spese vengono rendicontate, cioè il Parlamento non te le eroga se non presenti gli scontrini, cosa che in Italia non è così, infatti noi lo facciamo da noi. Quindi questo problema non esiste, la restituzione della diaria e dei rimborsi, perché lì si presentano gli scontrini e si rendiconta e l'Europa te li rimborsa. Ovviamente c'è una rendicontazione pubblica, mentre lo stipendio è uguale a quello del Movimento 5 Stelle tagliato in Italia. Noi da questo studio l'abbiamo fatto tempo fa, abbiamo detto secondo noi un parlamentare deve guadagnare quanto guadagna mediamente un cittadino italiano. Beh, se andate a vedere, in media il reddito medio di un cittadino italiano si aggira proprio intorno alla cifra che noi guadagniamo. È una cosa molto semplice, una proposta di legge che abbiamo fatto 10.000 volte, ma dall'altra parte non c'è nessuna risposta. Vorrà dire che dovremo essere noi maggioranza per approvare questa norma e un'altra proposta da me, Riccardo Fraccaro e Claudia Manino in questi giorni, che mi sembra di assoluto buonsenso, che dice che tutti i parlamentari che stanno in galera o gli arresti domiciliari non devono prendere lo stipendio. Mi sembra una cosa molto logica, mentre voi con le vostre tasse state pagando lo stipendio a Genovese e da martedì lo pagherete anche a Galan, che sicuramente sarà votata l'autorizzazione all'arresto. Ditemi se è un paese serio che può dare l'esempio questo, se di fronte ad una richiesta così semplice nostra ci troviamo tutti i partiti all'unanimità che ci votano contro perché dicono che è una cosa troppo complicata e demagogica. Ditemi voi in quale azienda un operaio arrestato gli continuano a pagare lo stipendio, in quale? Ditemi in quale azienda italiana, grazie. Per chiudere, Fico teneva a rispondere all'attivista che chiedeva cosa si possa fare di diverso anche dalla base. Allora, prima di tutto come concetto non vorrei più usare la base, perché è un concetto molto vecchio. Userei sempre come parola la rete, perché è un qualcosa che ci distanzia anche di meno tra, come dici, attivista e parlamentare. Noi siamo una rete di cittadini che si alterna all'interno delle istituzioni e che condivide insieme un progetto. Quindi essere rete significa essere condivisione, essere partecipazione, e noi è questo che dobbiamo essere. Se gli attivisti, come hai detto tu, magari avete sbagliato qualcosa, è perché l'abbiamo sbagliato anche noi, proprio perché non c'è la base e il parlamentare, ma c'è una rete, e nella rete le informazioni e gli esempi passano, quindi è bionivoca. E in questo senso qua, se avete sbagliato voi, abbiamo sbagliato noi, se abbiamo sbagliato noi, avete sbagliato anche voi probabilmente. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, proprio come il concetto di comunità. Ma l'idea che ho io non è tanto agli errori che abbiamo fatto. Io credo che quello che noi dobbiamo trasferire sempre è che nessuno ha la verità in tasca. Qui non è un problema di verità in tasca e non è neanche un problema di vincere le elezioni o di perdere le elezioni, ma è un problema di cambiamento. Cioè non c'è più vincere o perdere, la vera vittoria è cambiare, ed è quello che noi dobbiamo trasferire alle altre persone. È solo questo che dobbiamo fare, trasferirle un'idea. Dobbiamo uscire da quello che abbiamo sempre conosciuto, dobbiamo uscire dai leader, dobbiamo uscire dalle parole che abbiamo sempre ascoltato e che erano vuote, dobbiamo costruire le parole che diciamo e dobbiamo essere un movimento di costruzione dove partecipano tutti e nessuno escluso. Noi non siamo contro nessuno, siamo a favore delle persone che insieme vogliono uscire da questo modo di vivere che non ci appartiene più. È il movimento delle persone che insieme vuole provare a cambiare e vivere meglio con la persona che è vicino a te. Noi non siamo
un movimento contro, è questo che dobbiamo trasferire. Siamo un movimento che con le altre persone cercano di condividere la vita quotidiana, dei progetti per andare avanti, perché se le cose ci stanno bene, e allora il movimento probabilmente non sarebbe neanche nato, esistito. Ma se le cose non ci stanno bene, non è che dobbiamo andare contro, dobbiamo costruire un'altra cosa, come la famosa frase che dice che nel momento in cui tu costruisci un nuovo modello culturale, quello vecchio sarà obsoleto e cambierà, le cose cambieranno di per sé. Ed è questo che dobbiamo fare, in modo molto pacifico e diretto con tutte le persone. Quindi nessuno ha la verità in tasca. Niente, grazie per l'attenzione. Mi dicono gli organizzatori che sotto al tendone si può bere qualcosa per un momento finale con due chiacchiere anche con gli ospiti. Grazie.